Aggiornamenti del calendario vaccinale del personale scolastico. Vaccine anti-Covid, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Le accuse contro i medici di base sono infondate. Oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Al via la raccolta dei rifiuti contenenti amianto. A voi telespettatori ben ritrovati, nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale sono stati rilevati 28 nuovi casi. L'incremento complessivo dei tamponi è di 7.486 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso, i guariti oggi sono 169, sul territorio provinciale di Oristano si registrano 4 nuovi casi, a Oristano città oggi si registrano 3 guarigioni e un nuovo caso di positività. Accuse ingiustificate, poco velate, minacce di ritorsioni basate sul nulla. Il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Sandro Usai, ha così risposto al commissario dell'ATS Temussi. Sentiamo. Risposta diretta e dura, accuse ingiustificate e poco velate. Minacce di ritorsioni basate sul nulla e in una situazione di paradossale disorganizzazione della distribuzione dei vaccini ai confini della realtà. Questa volta ad alzare la voce, il segretario provinciale del Sindacato dei Medici di Famiglia Alessandro Usai, dunque dura presa di posizione dopo le dichiarazioni del commissario dell'ATS, i medici di famiglia grandi assenti. La prenotazione delle dosi sulla piattaforma informatica Smart chiarisce in una nota il segretario USAI è possibile soltanto dalle province di Cagliari e Sassari, per cui le altre province si aggiustano con accordi locali. L'appuntamento dei vaccini dai centri di stoccaggio è quantomeno variabile e, se non fosse una cosa seria, addirittura comica. Medici che si sciroppano un'ora di strada dopo aver allertato i pazienti candidati alla vaccinazione per poi avere la sorpresa che i vaccini non ci sono perché non sono arrivati dallo stoccaggio. Importantissima, dicono, è la registrazione dell'avvenuta vaccinazione sulla piattaforma informatica Avax, registrazione che prima ha fatto uscire di testa chiunque volesse appena vaccinarsi, poi, quando tutti hanno imparato a usarla, dal 15 maggio si cambia con la piattaforma Post Italiane, che però non riconosce le prime dosi registrate sulla piattaforma AVAX. Pare davvero che la TS, continua sempre USAI, in questa convulsa smania di dare seguito alle giuste preoccupazioni del generale abbia perso la bussola, però ha individuato i colpevoli, i medici di famiglia che non hanno finito di vaccinare le persone confinate in casa per malattie croniche, 102 in tutta la provincia d'Oristano. La reale strategia dell'ATS pare sia quella di lasciare al palo la medicina di famiglia, addossando comunque la stessa la colpa di un colossale flop organizzativo e di una totale incapacità gestionale. I medici di base, per doveroso rispetto ai cittadini provati da questa interminabile pandemia, chiedono all'ATS attenibilità assoluta della conferma delle dosi vaccinali, puntualità nella consegna delle medesime, rispetto per l'impegno che tutti i medici dedicano alle loro attività. Già dagli inizi della settimana prossima potrebbero scattare sanzioni per i medici di base che si rifiutano di aderire alla campagna vaccinale anti-covid-19, un caso la Sardegna che sta emergendo nel panorama nazionale e che vede la contrapposizione tra ATS e Assessorato regionale della Sanità da un lato e sindacati dei medici di famiglia dall'altro, con gli ordini professionali provinciali in mezzo a mediare sull'organizzazione delle somministrazioni, a prevedere possibili conseguenze per i professionisti in convenzione e una nota firmata dal direttore generale dell'assessorato della sanità Marcello Tidore e indirizzata al commissario straordinario Ares ATS Massimo Temussi nella quale in merito alle vaccinazioni per le persone allettate circa 1500 in tutta l'isola si invita l'ATS a contestare gli addentimenti eventualmente infliggendo sanzioni e deferendo le violazioni più gravi al collegio arbitrale regionale. Il calendario vaccinale del personale scolastico ha subito variazioni, sentiamole nel nostro servizio. In merito al calendario vaccinale del personale scolastico, con riferimento a coloro per i quali è stata prenotata la seconda dose fra l'11 e il 29 giugno, il servizio di igiene e sanità pubblica, al fine di venire incontro al personale, in particolare a quello impegnato negli esami di Stato, ha stabilito di prorogare l'orario in cui sarà possibile sottoporsi a vaccinazione, comprendendo anche la fascia pomeridiana. Dunque, nuove modifiche e nuove indicazioni a seguito delle polemiche provenienti proprio dal mondo della scuola. In primis. I richiami degli operatori della scuola, programmati dall'11 al 29 giugno, saranno concentrati nei giorni del 15, 16, 22 e 23 giugno, ma sarà possibile recarsi al lab vaccinale nell'arco dell'intera giornata, a seconda delle proprie esigenze personali e lavorative. Il personale scolastico che ha l'appuntamento per la seconda dose fissata nei giorni 11, 14, 15, 16, 17 e 18 giugno dovrà recarsi al lab vaccinale per il richiamo nei giorni di martedì 15 o mercoledì 16 giugno, dalle ore 9 alle 12 o dalle 16 alle 19. Docenti amministrativi, tecnici e ausiliari delle scuole il cui richiamo era stato prenotato per i giorni 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno dovranno effettuarlo sempre presso l'AB nei giorni di martedì 22 o di mercoledì 23 dalle ore 9 alle 12 o dalle 16 alle 19. Sostanzialmente, chi fra gli operatori scolastici ha il richiamo previsto per i giorni 11, 14 17 7 o 18 giugno dovrà spostarlo al 15 o al 16. Chi deve invece ricevere la seconda dose nei giorni 21, 24, 25, 28, 29 giugno dovrà posticiparlo o anticiparlo al 22 o al 23 giugno. Interessati potranno recarsi direttamente al centro vaccinale nei giorni e gli orari indicati senza preventiva comunicazione del giorno prescelto, comprendendo gli impegni lavorativi del personale scolastico dichiarato la direttrice del servizio di igiene Maria Valentina Marras, abbiamo stabilito di prorogare l'orario d'accesso alle vaccinazioni. Siamo consapevoli che la fine dell'anno è un periodo denso di impegni per chi lavora nel mondo della scuola, ma i richiami hanno delle scadenze improrogabili e indifferibili. Auspichiamo perciò che anche i dirigenti e gli operatori scolastici collaborino nel contemperare le esigenze lavorative con quelle sanitarie, perché la campagna vaccinale ha tempi e modalità organizzative estremamente complesse e impegnative, che richiedono una maggiore flessibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ancora sanità. Gli strumenti per l'emogas analisi dell'ospedale San Martino d'Oristano sarebbero fuori uso. A denunciare la nuova problematica il Comitato della Salute per la provincia d'Oristano. Sentiamo la risposta dell'AS Oristanese. Nessuna sospensione dell'attività e risoluzione della problematica. Ieri, 24 maggio, la comunicazione di una questione che atanaglia l'ospedale San Martino. Gli strumenti per l'emogas le analisi sarebbero fuori uso. A comunicarlo il Comitato per la salute della provincia d'Oristano. Diverse le difficoltà evidenziate, senza questo strumento, non è possibile valutare in maniera oggettiva la quantità di ossigeno e CO2 nel sangue. Significa non poter verificare se gli scambi tra sistema circolatorio e respiratorio stanno avvenendo in maniera sufficiente. Vuol dire, hanno aggiunto le referenti del Comitato, non sapere se la quantità di di ossigeno che si dà con la maschera basta. Oppure se è indispensabile procedere con metodiche più invasive. Vuol dire non sapere se c'è uno scompenso metabolico. E parliamo di persone gravi che non respirano: pazienti diabetici, pazienti cardiopatici, pazienti con polmoniti. Informata della situazione anche l'asio di Ristano, che ha così chiarito: l'attività non ha subito alcun mutamento, ma da sabato 22 maggio il laboratorio analisi dell'ospedale sta procedendo a effettuare questo tipo di analisi attraverso metodiche. Ad alternative in quanto sono temporaneamente assenti i reagenti che sono già stati richiesti ai servizi ATS competenti e che l'azienda sanitaria locale sta comunque provvedendo ad acquistare in urgenza per le immediate necessità. Non c'è nessun malfunzionamento o fuoriuso delle macchine. Cambiamo argomento e sentiamo il punto di Paolo Desogus sulla politica regionale. Alcune appropriate interviste del collega della Nuova Sardegna Roberto Petretto. Ora in quel di Sassari, pubblicate il fine settimana scorso, ha polarizzato l'attenzione sulla politica regionale, in prima battuta ospitando il presidente della regione Cristian Solinas, quella successiva di Massimo Zedda, e le dichiarazioni di Fulvio Dettori, docente a Sassari di diritto regionale, ex dirigente generale della Presidenza ai tempi di Renato Soro ed infine Giovanni Deligia del sindacato autonomo dipendenti regionali della Sardis. Le dichiarazioni di Solinas hanno destato scalpore laddove sostiene che la macchina burocratica della regione è impallata e necessita di una revisione profonda, i ritardi che si registrano sono inammissibili e che a questo occorre porre rimedio intervenendo con decisioni ai diversi livelli della struttura. Questo presuppone l'innesto di figure professionali che operativamente siano funzionali anche al progetto politico della giunta e della maggioranza. Diversamente non ha senso andare al governo. Ipotesi sulle quali non concordano gli altri interlocutori. Per Massimo Zedda, pur riconoscendo le incrostazioni burocratiche, ritiene prioritario il fattore delle competenze da attribuire a comuni e province, quindi deleghe, competenze e personale. Per Fulvio Dettori è la capacità della classe politica che deve emergere, mentre il sindacalista rivendica la separazione tra politica e atti amministrativi. E ora torniamo ad Oristano. La rivoluzione digitale della pubblica amministrazione giunge, giunge anche in città. Da oggi i cittadini possono ricevere informazioni utili tramite l'app Io. I dettagli nel servizio. Una pubblica amministrazione più trasparente diventa anche più efficiente. Da oggi i cittadini oristanesi possono ricevere informazioni indispensabili tramite l'app Io. È un importante passo avanti verso la semplificazione dei rapporti cittadino-giunta, che già oggi consente un notevole risparmio di tempo al cittadino, ma che in futuro, con le successive implementazioni di servizi, avrà un impatto ancora più importante anche economicamente, ha affermato il primo cittadino di Oristano, Andrea Luzzo. Il comune, già da oggi, può fornire una serie di informazioni, ad esempio l'accettazione o il rigetto di una domanda o lo stato di avanzamento di una pratica di trasferimento di residenza inoltrata all'ente. In seguito verranno implementati altri servizi. E i civili potranno essere avvisati su scadenza dei bandi per iscrizioni ai nidi, ai servizi scolastici. Tramite successive implementazioni, nei prossimi mesi l'app, grazie all'integrazione con Pagopa, permetterà ai cittadini di Oristano di effettuare i pagamenti della TADI, della messa scolastica e delle multe in pochi secondi. Con IO sono le amministrazioni a contattare il singolo utente tramite un'unica applicazione, permettendogli di gestire operazioni legate a uno specifico servizio in modo rapido, puntuale e sicuro, comodamente dal proprio smartphone. Per iniziare a usare la nuova applicazione, ogni cittadino deve registrarsi all'app con un'identità digitale forte per garantire la propria identità in maniera sicura e inequivocabile agli enti che erogano i servizi di suo interesse. Sabato 23 maggio, in concomitanza con il 29° anniversario della strage di Capace attentato mafioso in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta, la consigliera comunale Alessandra Locchi ha depositato una mozione con cui chiede alla giunta comunale di Cabras di sostenere la proposta di intitolare una strada o uno spazio pubblico confacente a tutte le vittime della mafia. Confido che intorno a questa proposta possa trovare unità di intenti l'intero consiglio comunale Ritengo infatti che questa iniziativa possa rappresentare in modo concreto e tangibile anche per la comunità di Cabras di conservare e tramandare la memoria e l'esempio di tanti che hanno perso la vita per abbracciare la causa della legalità. Quello della legalità e della lotta alla mafia rappresenta da sempre un tema molto caro a me, personalmente, e al Partito Democratico di cui faccio parte. Al via Auristano il servizio di micro raccolta a domicilio di rifiuti contenenti amianto. Sentiamo i dettagli. Il comune di Oristano ha avviato il servizio di micro raccolta a domicilio di rifiuti contenenti amianto. L'obiettivo primario è di ridurre l'esposizione alla fibra killer, incentivando i cittadini e prevenendo gli abbandoni di rifiuti pericolosi e i relativi rischi di carattere sanitario, hanno precisato il sindaco Andrea Luzio e l'assessore all'ambiente Gianfranco Licheri. Oristano è una città dove l'amianto è stato usato in grande quantità e per lungo tempo in edilizia. I gravi effetti sulla salute e sull'ambiente sono purtroppo noti a tutti e il comune con questa iniziativa conferma il suo impegno a favore delle bonifiche della Fibra Killer. Gli interessati che intendono smaltire piccole quantità di manufatti in amianto per un peso totale massimo di 150 kg dovranno presentare domanda di partecipazione indirizzata all'ufficio protocollo del comune. Non potrà essere effettuata la rimozione dei materiali contenenti amianto nell'ambito della micro raccolta nel caso in cui si tratti di manufatti in amianto a matrice friabile. Esistono evidenti rischi di infortunio, le quantità siano superiori ai 150 kg. E cambiamo totalmente argomento. Oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini scomparsi. La Polizia di Stato di Oristano pronta a dare il suo contributo. In occasione della ricorrenza della giornata internazionale dei bambini scomparsi, la questura di Oristano si è attivata per tenere alta l'attenzione su un fenomeno preoccupante. Ha infatti inviato i poliziotti di quartiere presso alcune scuole del capoluogo per sensibilizzare gli studenti sull'importanza di parlare in casa e soprattutto denunciare gli atteggiamenti sospetti da parte di persone terze per tenere sempre alta l'attenzione su codesta e triste realtà pubblica sul fenomeno affinché nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche. L'iniziativa è finalizzata a promuovere e incentivare una collaborazione con i soggetti direttamente interessati e sollecitare tutte le persone a comportamenti virtuosi per diffondere un messaggio di speranza alle famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro. Il fatto primario nella gestione di un caso di scomparsa è la tempestività e la completezza della denuncia in modo che le ricerche possano essere diramate immediatamente e passiamo ad un altro argomento. Le periferie delle città contemporanee sono territori complessi e conflittuali in perenne divenire, luoghi di frontiera da conoscere dall'interno. Sentiamo. Anticamente, le periferie di Oristano erano un susseguirsi di orti e giardini, con epicentro la frazione di Solanas, appartenente al comune di Cabras, e Donigala, al comune di Oristano. Luoghi di sconfinate proprietà terriere appartenenti a diversi ordini religiosi ed è potenti nel tempo. Ne sono testimonianze i portali monumentali che delimitano l'ingresso delle proprietà. Memorie e usi, come le diffuse attività agricole, che nelle due frazioni sono ancora praticate, mentre in tempi moderni i due nuclei abitati hanno conosciuto un costante fenomeno di inurbamento per insediarsi di numerosi nuclei familiari che vi hanno scelto di abitarvi. Durante il prossimo fine settimana e nei successivi giorni di collegamento alla festa del 2 giugno si disputeranno i campionati regionali di scacchi, quarto di finale del campionato italiano assoluto 2021, presso lo splendido Salone Is Domus in via Diego Contini numero 83, sede di gioco del circolo organizzatore Oristano Scacchi. Il torneo rientra tra quelli di preminente interesse nazionale secondo quanto indicato dalla Federazione Scattistica Italiana ed è patrocinato dall'assessorato allo sport del comune di Oristano. È e questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Buon proseguimento.